Secondo voi il massimo di quello che potrebbero essere. Un incontro per capire come si dovranno comportare da qui in avanti, in vista di un decreto che rischia di poter essere frainteso e di creare ulteriori danni agli operatori del settore. È la richiesta che i gestori dei locali e ristoratori faranno al prefetto Vittorio Lapolla, con l'intento di chiarire meglio alcuni aspetti del decreto, soprattutto per quel che riguarda le chiusure anticipate. È un modo come un altro per far capire quanto noi siamo consci e consapevoli che la salute pubblica deve essere garantita, ma allo stesso tempo far spiegare spiegare alle forze dell'ordine anche le difficoltà che gli esercenti andranno incontro nel momento in cui dovranno sottostare in maniera perfetta ai protocolli Covid. Quello che nel DPCM purtroppo non c'è è proprio questo, nel senso che alcune cose sono interpretabili. Il DPCM non può creare interpretazioni, ma deve creare dei dati ben definiti e delle regole ben precise. Noi rispettiamo le regole, facciamo il possibile per rispettarle e di non essere considerati sceriffi, ma persone che fanno un lavoro e che, ripeto, creano aggregazione, non assembramento. Non siamo gli untori, ma siamo le persone che forse dovrebbero contenere la situazione. Un decreto che per molti ristoratori pone dei limiti anche per quel che riguarda i matrimoni. Ora, con l'obbligo di poter invitare solo 30 persone, molti rischiano di non lavorare più come prima. Quello che non ci torna in questo discorso sono due. Uno, che il ristorante potrebbe essere calcolato in base alla capienza e quindi alla metratura del ristorante quante persone può ospitare. E poi soprattutto non si capisce la differenza se un ristorante può fare 100 persone a sedere e non può fare un matrimonio di 100 persone, cioè le persone sono le stesse, le modalità sono le stesse, quindi non, diciamo che in teoria non dovrebbe cambiare niente. Quello che poi non torna, soprattutto in questo decreto ministeriale, è la limitazione delle 24, che non è stata chiarita che cosa vuol dire. Cioè, io alle 24 devo avere il locale serrato chiuso, oppure io non posso fare più somministrazione dalle 24 in poi. Però se c'è un tavolino che deve finire serata, finisce serata, ecco, voglio dire, queste sono le due cose principali. Uno studio fatto dal Dipartimento Salute inglese in cui si è determinato che vale la contaminazione del ristorante sia sì, no, meno del 3% di quello che sono fatto 100 i contagiati, quindi diciamo che è quasi irrilevante. La cosa che invece non è passata è che se qualcuno fa delle restrizioni in qualche modo dovrà risarcire quello che noi non incasseremo o quello che noi perderemo.